Altrettanto macabra l'esecuzione di una donna di 70 anni avvenuta alle porte di Cagliari. I malviventi l'hanno derubata e poi le hanno dato fuoco insieme alla sua casa. Sentite l'inviato Enrico Fedocci. Il nipote ha cercato di salvare la signora. Ha attraversato il muro e bussava alla porta. Signora, signora, signora! E io mi sono messa a piangere, la signora è morta, basta. Sapevamo che c'era la signora all'interno. E dunque, però era impossibile entrare perché le fiamme dal garage erano altissime. Dall'altra porta non si riusciva ad entrare. L'allarme è stato lanciato questa notte alle 3. Un incendio nel centro di Siliqua, un paesino in provincia di Cagliari. Ma quando i vigili del fuoco sono entrati, dopo aver domato le fiamme, hanno trovato il corpo di Maria Rosanna Carus, 71 anni. Eccola in una foto di qualche anno fa. Sono stati i carabinieri della compagnia di Iglesias a capire che non si trattava di un incidente e che la signora era stata uccisa, probabilmente dopo un tentativo di furto. Come vedete, l'abitazione in cui viveva l'anziana non è isolata dalle altre case. Qualcuno probabilmente ha tenuto d'occhio la villetta e questa notte ha deciso di colpire. L'anziana potrebbe essersi svegliata, aver sorpreso i ladri e a questo punto è stata uccisa. Sono rimasto meravigliato perché era una persona che non meritava una fine del genere. Secondo me c'è una cricchetta di ragazzini qui che sta facendo dei guai qui, perché non è il primo caso, questo è il più grave, però. Le indagini dei carabinieri vanno avanti, una pista c'è, ma è presto per dire chi ha ucciso questa pensionata. Ecco, come vedete, gli uomini del RIS stanno ultimando i rilievi per cercare di capire, di ricostruire quello che è avvenuto questa notte in questa villetta, quando i ladri sono stati sorpresi, hanno ucciso l'anziana e poi hanno dato alle fiamme tutto quanto. E proprio in questo momento i carabinieri del comando provinciale di Cagliari stanno mettendo sotto torchio tre ragazzini. Uno di loro è minorenne, il delitto potrebbe essere vicino alla soluzione. Quelli vogliono presi e ammazzati, come hanno ammazzato quella stessa signora, ammazzati loro. Stamattina